Ragazzi, bentornati su canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Fibra Ventricale Allenatore Barma. Mi avete dato un po' di consigli e quindi naturalmente è ora di metterle in atto questi consigli. L'abbiamo già messi anche prima, però svincolati, quello che mi avete consigliato non credo che ci sia più, ce ne sono anche parecchi, però obiettivamente il nostro tallone d'Achille, anche se comunque in attacco siamo migliorati anche abbastanza con Quagliarella, visto che ha fatto anche una tripletta e siamo riusciti pure a vincere la partita, è un CDC che ci potrebbe un po' più aiutare, perché è lì che forse abbiamo un problema. E poi mi avete consigliato di prendere anche Alessio Zerbin, che magari lo potremo prendere adesso per gennaio, magari farlo diventare poi un esterno, comunque un'ala, perché obiettivamente Ansaldi ha stupito. Comunque, tra i CDC che potrebbero fare a casa nostra, perché è lì che abbiamo, ce ne sono alcuni tipo, per esempio, questo svincolato è il CDC Salem Al Aja Aji. Vabbè, avete capito. Potrebbe difesa 61-71, valorini, non è che ce ne sono tantissimi. C'è anche McCowat australiano, però questo è un esterno, mentre sarebbe più un CDC. Poli, questo è greco, Policarpo, Madonna, però questo è scarsino. Rodriguez nemmeno, perché è un CC. E poi c'era Mohamed Awad, che magari potrebbe essere già un po' più intrigante. Io direi a questo punto lo facciamo seguire. C'è anche una buona forza. E poi ci andiamo a prendere Alessio Zerbin. Vediamo se ce lo danno. Scusate, una notifica della banca. Ah, è mia moglie che ha scritto qualcosa. Va bene. Chiede a Suarez di seguire? No. Vediamo se ce lo danno. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo. Allora, scambio giocatori. Tipo, un bel centrocampista con Gaetano. Bernabé abbiamo detto di no perché è giovane. Estevez, Jovic, ma Dibu l'abbiamo preso, quindi Traoré potrebbe essere il caso, perché 18 anni, io non ci gioco niente su Traoré, che è una schifezza. E poi offerta a cartellino, vediamo se gli possiamo dare un paio di milioni. Ah, non vogliono niente, 3 milioni e 850 più 6% di... Allora, controfferta. Vediamo un pochettino, scambio giocatori. In attacco, c'avevamo un po' di... Allora, gli possiamo dare Tutino, che tanto penso che non lo utilizzerò più. Eravamo diventati famosi per Tutino e poi alla fine Tutino niente. Gli diamo Tutino e poi gli do 1,5 milioni. Eh sì, io penso che secondo me Tutino vale di più, molto di più, però abbiamo preso uno che magari può essere a caso nostro. Dato che in Serie B, non so se quest'anno, ma stanno guadagnando tantissimo rispetto agli altri anni, cioè riusciamo a mantenere una cifra molto più basse. Eppure noi veniamo alla Premier, che l'anno scorso pure guadagnavano tantissimo, però sicuramente è cruciale. Vabbè, è normale. 4 anni vanno bene, accettiamo assolutamente. Ignoriamo la clausola. Ve l'ho detto, 20.000. Madonna santa, 20.000. Però mi avete detto che, cioè, che dovrebbe diventare forte. Allora, vediamo un pochettino se riusciamo a limargli un po' qualcosa. Cioè, sarebbe il contratto del secolo per lui, cioè, un sacco di soldi. Secondo me ci ha fottuto. Ha sparato una cifra astronomica e ci ha fottuto. L'abbiamo dato per Tutino. Tutino ha preso pure A. Ottimo affare. Pure in 72. Vabbè, tanto comunque arriverà.
arriverà a gennaio, quindi non è cosa. Altra cosa interessante, che poi vi chiedo adesso, che vogliamo fare qua con i contratti che devo rinnovare? Ve li faccio vedere o me li rinnovo per conto mio, tipo per esempio Ansaldi dobbiamo assolutamente rinnovarlo. C'è 35 anni Ansaldi, e comunque vabbè. Quindi penso che secondo me se ne andrà assolutamente. About 24 anni, se no Matti e Varla me li rinnovo per conto mio, anche perché sono un paio, non sono tantissimi, perché molti ho visto che sono già pieni abbastanza, con contratto abbastanza corposo. Allora, secondo finale su Luca Stanga. Sì, abbiamo reso conto. Madonna, è un 60. No. Abbiamo scansato un fosso con Luca Stanga. Un 60 di 20 anni. Stipendio, guadagnaci 5.200 di stipendio. Porca di quella miseria. Ma rimuovi da preferiti, Madonna santa. No, no, assolutamente. Ma ora aspettiamo a questo, a vedere se. Che alla nostra, cioè, se, no, 60 no, è troppo, fai schifo. Allora, altra cosa importante, ho cambiato anche la telecamera. Ansaldi, il problema è che Ansaldi sì, è vero che è forte, però 70 qua, cioè, c'ha 35 anni, quindi non so se metterlo ancora, cioè, no, non mi conviene secondo me. Mettiamo lui, avevo messo Bernabé, che tra l'altro dovrebbe diventare a breve un esterno, volevo far giocare anche un pochettino Guaia, assolutamente facciamo giocare anche a Gaetano al posto di Bianchi, magari Bianchi facciamo entrare nel secondo tempo, e poi c'era il nostro, dove cavolo sta, eccolo qua, Mann al posto di Bernabé, facciamo così, lo metterei qua, tanto Tutino non gioca praticamente più, e giocherei così. La telecamera dovrebbe essere più lontana questa qua. Riesce a tenerla in campo, ma per poco. Guarda che apertura. Allarga subito. Andiamo. Oh! Niente, Quagliarella di testa non ci arriva. Prendi posizione, prendi posizione. Eh no, se no, se no. Allora subito. Oh, ma questi si mettono sempre davanti. Vediamo se ce la fai. Eccolo qua. Vai, mano, vai. Non è che ho capito bene che cosa abbia fatto, abbia voluto fare, però. Vai, vai, mano, vai, vai, vai. Fabio, questa è tua, Fabio, Fabio, questa è tua. Ehi, uga. Ma non ho visto niente, cioè Fabio è andato indietro, però. E Fabio, non mi attacchi la porta? No. Allora ho capito sta cosa. Però sei perso, eh. Niente di meno. Ok, Gigi è una garanzia, perché effettivamente i portieri fanno abbastanza schifo. Oh! Bellissimo. Gaetano, penso, vero? È Gaetano, è Gaetano. Madonna santa, mamma mia, guarda quando fate queste cose mi fate venire l'orticaria proprio. Ma come fa? Cioè, diciamo, quello. A volte no, mi devo ricordare che non posso giocare. Non posso giocare di prima. Guarda Malava. Porca miseria, questo se n'è andato, eh. Cioè, velocità riusciamo anche ad andarcene, però. Ma io a questo lo atterrerei anche con fa. Bellissimo. Chi è il biondino là? Dobbiamo imparare un po' i nomi, perché. Castro. Ok. Io queste partite è schifo perché uno in un gol lo prendiamo. Letizia. Giocava nel Palermo, Letizia, no? Niente di meno. Che buona. È fuori gioco? La mette corta E sul fondo. andiamo. Oh, di testa niente. Nulla da fare. Non mi attacca molto la porta, Fabio. Cazzo, cazzo. No, Palla, c'è spazio sulla fascia. no, no. Pezzella. Che fai? Blocchi pure a quell'altro. Pezzella. Gigi è tua. Gigi è tu. Oh.
Questo è un fallaccio tremendo. Allora, su, vedi, comunque ci siamo accontentati, secondo me. È solo, raga, è solo quello, è solo. Porca. Giochiamo un tempo, raga, giochiamo soltanto un tempo, è poco, ce la facciamo, cioè è possibile. Vabbè, comunque Ansaldi fa la sua porca figura, su quella fascia, cioè. La partita scorsa. Ah, offrì, che cos'è? Allora, offerta per il prestito di Lazetic, ma l'aveva mandato già in prestito a questo. Deleghiamo. Ma avevamo già accettato, sbaglio. Babù. Possibile cambio di ruolo. Sono curioso, sono veramente curioso. Dammi soddisfazione. Vabbè, dai. Questo esterno sinistro, Non servirebbe più un esterno. Esterno sinistro. Ma se lo facessi diventare esterno destro? Ci mette 2 settimane. Perché secondo me a noi ci serve più un esterno destro, visto che dall'altra parte ci abbiamo Ansaldi. Lo faccio diventare esterno destro. Bravo, bravo ragazzo, che mi stai piacendo. Hai preso pure 2 punti. La squadra ha accettato le condizioni di con la forma di prestito per 2 anni. Niente di meno, veramente. Ah, boh, 2 anni. Porca miseria. Che diventerà? Madonna che faccia, quanto è triste. Se va in prestito, mica stai morendo. Ah, è vero, 2 anni, e 2 anni sono parecchio, però. Che voto ci dai per questo? Ah, niente voto per questo prestito. Vabbè, fa niente. Allora, qui dobbiamo. Ah, aspetta, c'è. Sto fatto della posta, resoconto mensile su. Ah, resoconto mensile sul nostro calciatore che. 65. Madonna santa, valore 1,5 milioni, 22 anni. So, cioè, ma sicuramente non è tanto schifoso come questo, ma è anche alto. Ci pensiamo, dai, ci pensiamo. Prestito, ok. Incarichi e CT, ma manco, sì che abbiamo troppi problemi. Allora, sta partita la dobbiamo cambiare perché, allora, Gaetano può giocare, ma forse un tempo a Tutino lo togliamo assolutamente e ci andiamo a mettere sai chi? Mann sicuramente Badimo che l'avevamo anche preso, quindi sinceramente a questo punto lo proverei anche a posto di Somma. E poi volevo portare anche Koulibaly senza K, terzino destro al posto di Del Prato. Pezzetta sta giocando bene. Ansaldi gioca lui perché sinceramente sta giocando bene. Bernabei esterno destro. Io lo farei giocare perché secondo me è più forte di Mann. Certo, Mann c'ha 88 in velocità, lui c'ha 78, molto più veloce, non si vede proprio tutta questa velocità. Giochiamo così che forse è meglio e vediamo. Allora, io capisco che Quagliarella è la star, però non è che possiamo fare tutto su Quagliarella, eh? E dai. Allora, qua sinceramente io farei tirare a Fabio. Vediamo se Fabio riesce a fare. Sulla conclusione, Fabio. nessun problema per il portiere. Ha girato un po' troppo, Fabio. Sono dovuti accontentare del pari e l'ultima partita. 1-1 rimane Madonna santa. il risultato ha evidenziato alcuni aspetti del loro gioco che ne Madonna santa. Cioè, vedete, noi tutto parte sempre da un errore. Guarda quello come ha passato. Cioè, chi è quello? Bianchi. Si ripropone l'azione del Cella. Allora, Fabio. Occhio a Quagliarella. È in posizione di tiro, i tifosi glielo chiedono. E c'è il Eccolo gol. qua, Il risultato che vedi? cambia e torna subito in equilibrio. Quella è la differenza, vedete? Perciò ci vuole l'attaccante. Attenzione che sui calci di punizione, visto che a parte noi, loro sono forti, eh? Occhio al tiro. Punizione L'ho che si detto. rivede. Stavi andando in porta, l'avevo pure capito, ma se ne stavi. Occasioni per concludere a rete, altrimenti è difficile portarla a casa. Oh! Tentativo No, ma imprecisato. Madonna santa, ma allora, Un giro da dimenticare ma dove? Ma concluso, ma dove? Dove? Questo è Estevez, se mi sbaglio. Cioè, ma che fa? Ma dove tiri? Ma c'ha la testa storta questo. E vai, mamma mia, vai, figlio mio. al pallone alto, possibilità e la messa. Gesto
Passo tecnico spettacolare. Bravo Bianchi. Per tecnica e coordinazione. Sì. Si è infidato il ragazzo, dai. Gaetano, non pensavo, avevo preso Gaetano per prendere il suo posto, ma non pensavo che Bianchi mi schizzasse di quella portata. Difensore, possiamo apprezzarlo meglio con questo. Sì. Ha poi atteso il rimbalzo della palla prima di colpirla e spedirla alle spalle del portiere. Qua è tutto il ruolo del portiere, sulle i padroni di casa hanno ottenuto un calcio di rigore. Ha un'autostrada davanti. Ah, Gigi. Dai. Ma io ti voglio bene, figlio mio. Però c'hai 40 anni, tutto quello che vuoi tu. Ma questo è il tiro centrale. Vabbè. Cioè, scusate, voglio rivedere perché. Come possiamo vedere dalle immagini, perché il lavoro corretto è quello di. Eh sì, Gigi, Vai Ansaldi, vai che c'hai 150 in velocità. Appunto. Che hai fatto? Qua si vedono tutti i 35 anni di Ansaldi, ok? Bello, bello, entra e segna. Cioè, dopo che entra e segna, cambia fascia e segna. Detto che è forte, ragazzo. Qualcuno di voi me l'aveva consigliato. Bravo, bravo, bene. Bravo anche Bianchi, eh. Allora, facciamo un altro cambio e facciamo entrare a Gaetano. E diamogli una mano a questo. Entra qua. Mannaggia la miseria. È buona. Mannaggia la miseria. Quanto? 81 stiamo. Mette in seria difficoltà. Attenzione. La gioca lunga per scavalcare la difesa. La mette giù bene nonostante il prezzo. Ok, grande. Finisce, dai, buono. 3-2, partita sudata. Riusciamo a segnare. Il problema è sempre lo stesso. Cioè, non riusciamo a filtrare bene a difesa. Secondo me, in difesa diamo troppi gol. Però la squadra ruota bene. Mi spiace un po' per Gaetano, però pazienza. Mi raccomando, ci vediamo se possiamo.